ricevuto il tuo gufo. Dov'è Sebastian? Nella catacomba. Onestamente mi ha stupito che non fossi con lui. In Faustus, io... Fermati! Avevi giurato che Sebastian non sarebbe andato oltre? E nonostante ciò, eccoci qui! Ho sbagliato. È colpa mia. Pensavo avrebbe desistito. Avrei dovuto fermarlo quando potevo. Ora Sebastian è in guai seri. Voglio tornare nella catacomba per cercarlo. Enna ha ragione. Sia lui che l'intero borgo sono in pericolo. Quel posto è pieno di inferi. Inferi? Ma di che stai parlando? Lo vedrai. Dobbiamo sbrigarci. Ero così in pensiero per Sebastian che non l'avevo capito. Enna è andata a chiamare Solomon. Vedendo gli inferi, ho pensato che Sebastian fosse sotto attacco. Poi lui le ha mostrato la reliquia e le ha detto di aver appreso come usarla. Le incisioni sulla reliquia sono inferi. E Sebastian in qualche modo li ha creati. Non esattamente. Li controlla. È magia oscura ed è molto potente. Creare degli inferi è molto difficile, ma controllarli... Mentre Anne ed io cercavamo di contenere gli inferi per non farli scappare, Sebastian continuava a blaterare di volerla guarire. Quando Anne ha detto di non poter restare qui, non ho capito cosa intendesse. Solomon aveva minacciato di riferire tutto al preside se Sebastian avesse usato la magia oscura. Devo andare a Hogwarts e raggiungere Breck per primo, così da ribaltare un po' la storia e fargli credere sia uno screzio di famiglia. Tornerò il prima possibile. Nel frattempo vedi di far ragionare Sebastian. Sebastian... È come avevo detto, la reliquia è la chiave. Cercavo di annullare la magia oscura che ha colpito Anne, ma questa mi permetterà di controllarla. Proprio come controllo gli inferi. Come controlli? Ma se ho dovuto combatterli? Che cosa avete fatto voi due? Accio reliquia! La reliquia! La pagherai! Non puoi guarirla, Sebastian! Ti devi rassegnare! Non lascerò che soffra! Avanta Kedavra! Tua scelta. Oh, Anne. Che cosa hai fatto? Devo andarmene da qui. Cosa c'è? Perché non ti sei fermato? Ti stavo chiamando! E non sopravvivrà. Sta avvizzendo. Dentro e fuori. Solomon non ha mai voluto aiutarci. Non davvero. Ha gettato la spugna con Anne. Io non lo farò mai. L'hai visto, vero? Stava per rovinarle la vita. Ci ha attaccati! Oh... Ho dovuto usare la maledizione mortale! Non avevo scelta! Se non avessi saputo come lanciarla!
Hai davvero superato il limite. Non riesco a essere lucido. Devo andarmene. Non posso rimanere qui. Devo trovare Infaustus. Sebastian. Ti prego. Ora non sono in me. Vediamoci più tardi. Al sotterraneo, d'accordo? Sebastian. Hai sentito? Hai visto quello che è successo? Non volevo fare del male a mio zio. Lo so. Non riesco a credere che sia morto. Come è potuta finire così male? Non era quello che volevo. Non volevo che... Oh, Anne. Stavo solo cercando di aiutarti. Ora non posso andarmene. Anne ha bisogno di me più che mai. Tu puoi capirmi. Parla con Infaustus. Fallo ragionare. A te dar retta. Io devo rimanere con Anne. Non preoccuparti, Sebastian. Parlerò io con Infaustus. Grazie. Sei un vero amico. Infaustus. Che tragedia. Non posso crederci. Dopo il nostro ultimo incontro, sono andato subito a Hogwarts. Prima di avere il tempo di parlare con Black, ho sentito Anne. Sono corso a Feldcroft e l'ho trovata col corpo di Solomon. Era fuori di sé per il dolore. Parte di lei vuole che Sebastian affronti le conseguenze, ma l'altra non riesce neanche a pensarci. Non voglio perdere Sebastian, ma non abbiamo altra scelta. Non c'è davvero alternativa, hai ragione. Avrei dovuto ascoltarti. Avrei preferito sbagliarmi. Se lo facciamo, potremo non vedere mai più Sebastian. Me ne rendo conto, ma è la cosa giusta da fare. Ha ucciso suo zio. Non possiamo continuare a giustificare le sue azioni. Ha oltrepassato ogni limite. È ora di finirla. Molto bene. Lascia che ci pensi io, lo riferirò al preside. Addio per ora. Ti contatterò più avanti.